Guarda ad un orizzonte temporale di 20 anni e cerca di tenere conto dei cambiamenti climatici. Il piano di difesa della costa predisposto dalla Regione Abruzzo analizza lo stato attuale in cui il 21% dell'arenile risulta in arretramento e il 3% in forte arretramento, ma predispone anche il quadro nel quale inserire gli interventi di difesa attraverso i principi di precauzione, sostenibilità ambientale, economica e sociale, condivisione e coinvolgimento. Il nostro piano è stato apprezzato. È stato capito il significato di un piano che per la prima volta da una linea di sviluppo di indirizzo ha un grosso problema che forse in passato è stato un po' trascurato. Il piano dovrebbe risolvere anche l'annoso problema dell'utilizzo dei fanghi di dragaggio dei porti per il ripascimento delle spiagge. In più dovrebbe consentire ai sindaci di avere un quadro più chiaro e snello delle procedure burocratiche da seguire. Oggi non si deve parlare del singolo, oggi si parla di una strategia, di un sistema della crescita della Regione Abruzzo. L'individuazione delle unità fisiografiche apre innanzitutto uno scenario di cui il nostro territorio ha bisogno, che è quello di un intervento unitario sull'unità fisiografica Martinsicuro, Giulianova. Previsti interventi a beneficio della qualità delle acque di balneazione, soprattutto per Pescara e San Vito, e di trasformazione mirata al miglioramento della capacità difensiva delle opere e della riqualificazione paesaggistica. Anche garantire un rapporto di sinergia di lavoro tra contratto tra mare e fiumi, dunque con i contratti di fiumi, perché dobbiamo garantire, diciamo, la balneabilità del nostro territorio e della nostra costa. Una strategia complessiva che ci stiamo dando, perché credo che anche i dati che avete visto quest'anno sono pubblicati sulla stampa, ma credo visivamente anche gli impianti depuratori che sono entrati in funzione, che vengono controllati, stanno dando dei risultati per cui possono proiettare l'Abruzzo su un determinati settori che danno sviluppo. Dal punto di vista delle risorse, il piano consente di avere già pronti degli studi di fattibilità. 146 milioni le risorse da reperire tra vecchia e nuova programmazione, la maggior parte dei quali da utilizzare nei prossimi 5 anni. Per questo la Regione ha assicurato che il progetto sarà tra quelli sottoposti al Governo nazionale per l'utilizzo del Recovery Fund. È chiaro che con i fondi regionali quest'opera non si può fare, questo lo voglio dire a chiare lettere. O il Governo ci mette il suo e ci autorizza e ci approva i piani, però il nostro dovere era quello di presentarci con le carte in regola di fronte al governo. Ora il piano della costa sarà sottoposto alle necessarie valutazioni di impatto ambientale e si aprirà ad osservazioni e proposte di modifiche. Poi ci sarà il passaggio in consiglio regionale per la conversione in legge.